E ci spostiamo a Putignano per la prima sfilata del Carnevale edizione numero 623, la prima a pagamento. Mostri e mostruosità del nostro tempo, il filo conduttore del carnevale più antico e famoso del sud. Il cielo coperto non ha rovinato il debutto della straordinaria kermesse colorata. Irride e fa riflettere, come al solito, la satira dei sette giganti di cartapesta, una festa assicurata per grandi e piccini. Tra le opere dei maestri cartapestai trova spazio il disastro ambientale dell'Ilva. La galleria degli orrori è popolata da figure sinistre e inquietanti, come questo gorilla che tenta di sfondare un cancello, e l'istinto animale dell'uomo nel femminicidio. In fondo, dicono i cartapestai, siamo tutti selfie della gleba, la condanna senza appello della dipendenza da smartphone e social network. Non manca l'omaggio a Frankenstein Junior, capolavoro comico di Mel Brooks. Ad animare la scenografia dello spettacolo, 10 gruppi mascherati e 7 maschere di carattere, i minicarri dei giovani cartapestai. Un tripudio di sorrisi e divertimento fino a tarda sera, ma anche qualche mugugno per l'ingresso a pagamento, la novità di quest'anno, 5 euro a persona, esclusi i residenti, con sconti per comitive e disabili. Questo il bilancio al botteghino dopo la prima sfilata. Allora, i biglietti venduti tra residenti e non residenti sono 19.060, ecco. Si può fare una stima, un calcolo di quanti effettivamente hanno pagato? No, al momento non si può, dobbiamo aspettare la chiusura di tutte le casse per poterlo dire.